Benvenuti a Segnale News. Nell'anno 1926, lunedì 6 dicembre, il capo del governo Benito Mussolini comunicava personalmente al podestà commendator Antonio Turriziani: oggi, su mia proposta, il Consiglio dei Ministri ha elevato codesto comune alla dignità di capoluogo di provincia. Il convegno dal titolo 6 dicembre 1926, Frosinone capoluogo della nuova provincia, storia e prospettive a 90 anni dal decreto di istituzione, organizzato dall'assessorato al centro storico di Frosinone, coordinato da Rossella Testa, è dedicato proprio a quella data. 91 anni fa, Frosinone vedeva formalmente riconosciuto quel ruolo di guida che aveva assunto già nei secoli passati per l'intero territorio. L'iniziativa storico-culturale si terrà martedì 6 dicembre a partire dalle ore 9:30 presso il Palazzo della Prefettura e sarà aperta dal saluto del prefetto Emilia Zarrilli. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti e la proiezione del documentario 6 dicembre 1926, la data memoranda. Al termine del convegno sarà posta una targa commemorativa in piazza 6 dicembre. A seguire una visita guidata alla mostra permanente dell'archivio storico della provincia di Frosinone. Martedì prossimo, 5 dicembre, alle 21, tornerà l'atteso appuntamento con la stagione teatrale di prosa al Nestor, organizzato anche quest'anno dall'amministrazione Ottaviani in collaborazione con la TCL e il sostegno finanziario della Banca Popolare del Frosinate. Il cartellone del Teatro Comunale, dopo l'ottimo riscontro del pubblico della prima, vedrà protagonisti Simone Colombari, Maurizio D'Agostino, Loredana Piedimonte e Silvia De Grandi. Sul palco verrà portata in scena La cena dei cretini di Francis Weber, per la regia di Nicola Pistoia e Paolo Triestino, un classico della commedia francese portato anche al cinema, un grande successo che da oltre 20 anni diverte, affascina ed emoziona le platee di tutto il mondo. La Polizia di Stato ha uno strumento in più per monitorare eventuali situazioni di disagio tra i giovani. Tra i banchi di scuola ora arriva Blue Box, una cassetta dal colore blu per raccogliere segnalazioni anche in forma anonima. L'iniziativa ha fatto il suo esordio presso l'Istituto Comprensivo di Frosinone I con il direttore tecnico capo psicologo Cristina Pagliarosi che, attraverso un incontro empatico, ha raccolto dubbi, richieste di confronto e riflessioni dell'età adolescenziale. La Polizia di Stato è sempre presente nel territorio e con i giovani. Non siete soli, chiamateci sempre. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.